Siena l'ho trovata quale la descrivono, singolarissima per ciò che rimane del Medioevo, che, per la verità, è quasi tutto. Un duomo magnifico, e da starci dell'ore a guardare dentro e fuori. Alessandro Manzoni. Buonasera e benvenuti. Questa è la prima puntata della terza serie del Viaggio nella Bellezza. Nelle prime due serie ci siamo concentrati sulle emozioni dell'arte senese, lo scorso anno sulle meraviglie della provincia di Siena. Stasera lo comprendete già rispetto al meraviglioso sottofondo che sta intorno a me. Iniziamo una serie che invece vuole mettere insieme la bellezza delle nostre opere d'arte, dei nostri monumenti, dei nostri paesaggi con la suggestione della musica. Parole e musica, colonne sonore per le nostre meraviglie è il titolo di questo terzo ciclo. Le parole entreranno in un modo particolare attraverso ciò che hanno scritto grandissimi autori nelle loro opere della nostra città ed entreranno poi le parole anche attraverso il racconto, la narrazione dei nostri esperti che ci accompagnano, che ci hanno accompagnato alla scoperta delle nostre bellezze durante il viaggio delle due precedenti stagioni. Ma è la musica che fa irruzione da protagonista nelle 36 puntate che ci accompagneranno fino a primavera. La musica che fa irruzione può farlo solo grazie alla sensibilità, alla collaborazione che ci hanno concesso le grandi istituzioni musicali della nostra città. L'Accademia Musicale Chigiana, l'Istituto Superiore Musicale, il Conservatorio Rinaldo Franci, l'Unione Corale Senese, la Banda Città del Palio, Siena Jazz e l'Orchestra a Plettro. Ogni puntata sarà così punteggiata dalla musica attraverso vere e proprie colonne sonore che racconteranno, forse ancora meglio delle parole, la suggestione delle bellezze che stanno nel nostro territorio. È questa la chiave di volta della nostra trasmissione. Di lassù compariva come un regalo la città sdraiata, lunga e rosata sulle colline, con le torri ingiallite dal sole e il duomo posato sopra che brillava di bianchezza. Paolo Cesarini. Aula 20, siamo al Conservatorio Rinaldo Franci, fra poco torneremo alla suggestione della musica in Duomo, però avete sentito la musica, qui si impara la musica, si insegna e si entra quindi a pieno titolo in quel mondo che noi vogliamo rappresentare in questo nostro terzo ciclo del Viaggio nella Bellezza. La musica dunque che fa parte della nostra trasmissione e fa parte anche per scelta del Conservatorio Rinaldo Franci, della sua presidente Anna Carli. E proprio Anna Carli adesso ci spiega il perché di questa scelta di collaborazione e poi ci racconta anche a che punto siamo con l'affermazione a pieno titolo della mission del Conservatorio Rinaldo Franci, anzi Istituto di Alta Formazione Musicale. Il Conservatorio è un'istituzione della formazione accademica, quindi ha nei suoi statuti e nei suoi compiti
compiti che riguardano anche gli stessi settori in cui deve lavorare l'università, e tra i suoi scopi anche quello, oltre alla formazione ovviamente della ricerca, anche quello della terza missione. Che cos'è la terza missione? È quella capacità che devono avere tutti i livelli accademici di trasformare la formazione anche in momenti di ricaduta sul territorio, sia dal punto di vista economico, ma non è tanto questo il nostro caso, ma dal punto di vista anche sociale e culturale. E allora ecco che fare collaborazione tra il Conservatorio Franci e Siena TV per una trasmissione come queste, come quelle che sono in programma, è fondamentale. Perché? Perché noi attraverso la musica iniziamo un percorso in cui mettiamo insieme immagini, patrimonio architettonico, artistico della nostra città e il linguaggio musicale, e quindi facciamo proprio quello che la terza missione ci chiede, cioè una valorizzazione reciproca anche tra momenti della cultura e dell'arte, e anche insieme creare maggiore sensibilità sul piano sociale, sul piano culturale, nei confronti di quella che è la domanda di cultura, e anche affinare proprio il gusto del singolo cittadino in maniera da creare ulteriore domanda anche sul territorio. E quindi questo naturalmente credo che sia importante per la nostra città, che è ricca non solo di musica, avendo tre istituzioni come il Conservatorio, l'Accademia Gigiana e il Siena Jazz, che collaborano tra l'altro anche tra di loro, e poi è così ricca di patrimonio culturale che credo mettere questi due linguaggi, quello visivo e quello della musica, insieme possa portarci a dei risultati veramente positivi. Per la nostra prima puntata la musica fa irruzione dentro la nostra trasmissione attraverso l'esecuzione dell'orchestra del Conservatorio Rinaldo Franci insieme al coro della Rinaldo Franci. E poi il grande apporto polifonico, tanti cori, il coro della Rinaldo Franci, il coro Agostino Agazzari, il coro dei polifonici senesi, i solisti delle classi di canto di Laura Polverelli. Il direttore di questa splendida serata è Andrea Damiano Cotti, i direttori dei cori Claudia Morelli, Vincenzo Vullo e Cesare Mancini. L'esecuzione che vi presenteremo stasera è molto particolare, davvero importante e imponente, adattissima a raccontarci le immagini che caratterizzeranno questa nostra prima puntata. Accanto a noi c'è il direttore del Conservatorio Rinaldo Franci, Matteo Fossi, che ci racconterà questo primo movimento che sarà protagonista, che sarà la colonna sonora del pavimento del Duomo di Siena. Lo faccio molto volentieri, perché credo che questa sia una delle chiese più belle del mondo e sicuramente il pavimento più bello del mondo. Quest'oggi abbiamo deciso di fare un omaggio a César Franck nel 200° anniversario della nascita, 1822. César Franck è stato uno dei più importanti compositori dell'Ottocento. Lui, belga di nascita, ma francese di adozione fin da piccolo. La famiglia gli dette modo di studiare a Parigi, che era ed è una delle capitali mondiali della musica, e in breve tempo diventò una figura di riferimento, diventò un organista di una delle più importanti chiese della città e titolare della cattedra di organo del Conservatorio Superiore, che diventò più che una classe di organo un vero laboratorio di composizione organistica, da cui sono nati alcuni dei più grandi compositori a lui successivi. Il corale che ascolteremo stasera è il terzo dei tre corali scritti da Franck nel 1890, quindi l'anno della sua morte, e questo corale è considerato il suo testamento spirituale e forse uno dei suoi capolavori. Prende le mosse da un preludio e fuga in La minore di Bach, da cui riprende la tonalità, e è un omaggio a sua volta a Bach straordinario e commovente, ma la struttura si può definire beethoveniana, la sua capacità di restituire l'unità, caratteristica di Franck in tutta la sua musica, anche quella sinfonica e da camera, che paradossalmente ai giorni nostri è più conosciuta di quella organistica, è davvero straordinaria. E quindi buon ascolto. Bene, buon ascolto davvero. Andiamo quindi
al primo dialogo fra la musica di Frank qui nel Duomo di Siena e la bellezza, la suggestione tutta particolare del pavimento del Duomo di Siena, un pavimento che sappiamo come è stato definito da Giorgio Vasari. Anzi, ascoltiamo. Il pavimento del Duomo di Siena è il più bello, grande e magnifico che mai fosse stato fatto. Giorgio Vasari. Adesso davvero spazio alla musica.
Bene, davvero straordinaria questa esecuzione musicale che ha intessuto questo dialogo con la bellezza del pavimento del Duomo di Siena. Adesso andiamo ad ascoltare Marilena Caciornia, che ci fa capire qual è la straordinarietà di questa opera d'arte che un paio di volte all'anno viene scoperta per lasciare a tutti la possibilità di godere di questa meraviglia. Marilena Caciornia. Nelle due navate laterali si trovano 10 sibille, 5 nella navata sinistra, 5 nella navata di destra. Si legano come programma iconografico all'Ermete Trismegisto, anche perché il testo di derivazione è lo stesso, sono le Divine Istituzioni di Lattanzio. Ora parliamo all'interno del pavimento di testi che non si leggono più, che possono sembrare un po' difficili, sconosciuti. In realtà erano testi che in quel momento erano alla moda, quindi ad esempio le Divine Istituzioni di Lattanzio vennero stampate in molte versioni a partire dagli anni 70 in poi, e quindi un testo molto conosciuto. Le sibille si presentano come, diciamo, figure interestanti, come una sorta di statue, sono realizzate in bianco e nero, hanno una provenienza rispetto a quello che era il mondo conosciuto in quel momento, e quindi l'Europa e anche l'Africa, ad esempio, perché abbiamo la sibilla libica, e ognuna di loro proferisce una sentenza. E qui abbiamo, come possiamo dire, una progressione e un percorso cristologico, perché ognuna delle sibille ci parla di un momento legato al Cristo, che può essere la natività, la nascita da una vergine ebrea, fino ai miracoli e alla morte e resurrezione. In questo caso la sibilla ellespontica, che abbiamo scelto tra le altre, sta preannunciando il momento della crocifissione, quando il Cristo, appunto, viene crocifisso sul Golgota. Per 3 ore, da mezzogiorno alle 3, scenderanno le tenebre, sarà buio e il velo del Tempio si scinderà. Questi sono gli autori delle sibille, gli artisti della seconda metà del 400 senesi, che sono Giovanni di Stefano, Neroccio di Bartolomeo de Landi, quindi Matteo di Giovanni, ecco gli artisti che è il Rinascimento, possiamo dire, senese. E molti si sono chiesti perché sono stati scelti questi due animali, un lupo e un leone. Ai senesi piace più facilmente individuare nel leone il marzocco fiorentino e nella lupa, la lupa simbolo della città di Siena, quindi due città rivali storicamente che in qualche modo si danno la mano della pace. Ecco, secondo un'interpretazione più consona, che si lega anche alla iscrizione soprastante, il leone è un simbolo biblico degli ebrei, il lupo di Marte rappresenta i romani e gli ebrei si danno la mano per mandare a morte il Cristo, perché, come abbiamo detto, nell'iscrizione si parla del momento della crocifissione. Ecco, la sibilla cumana è quella che conosciamo di più anche per i nostri ricordi e studi virgiliani, mentre le altre hanno questi nomi che non ci rimandano subito al personaggio, alla figura. Tutti conosciamo la sibilla cumana, e difatti l'iscrizione ci dice che viene ricordata da Virgilio nella quarta egloga. La sibilla cumana ha avuto una fortuna, perché avrebbe previsto la nascita di un puer, e quindi il puer poi è stato identificato come Gesù dalla tradizione cristiana. In realtà i versi derivano dalle egloghe di Virgilio, e non sappiamo bene a chi si riferisse in quel momento Virgilio parlando di un puer. Ci sono veramente tante interpretazioni. Ciò che interessa in questo contesto è che però questo puer è stato interpretato dalla tradizione cristiana
come Gesù, come la venuta del Cristo. Non dobbiamo dimenticare che il Duomo di Siena è anche una chiesa, ha le sue funzioni religiose e quindi nella maggior parte dell'anno il pavimento, soprattutto in prossimità dell'altare, è coperto da una moquette, mentre in una parte dell'anno, per poter rendere visibile al pubblico dei turisti tutto il pavimento, viene scoperto soltanto però una volta all'anno, e in quel caso rimane legata al culto la Cappella del Voto. Ci si è chiesti perché questa è l'unica tarsia a mosaico. Probabilmente hanno iniziato con questa tecnica, la tecnica delle tessere, dopodiché hanno invece proseguito con il commesso marmoreo, con le lastre di marmo di provenienza locale. Il tondo centrale rappresenta un simbolo civico, quindi vedete, oltre ai personaggi pagani, ai filosofi del mondo antico, nel pavimento troviamo un simbolo civico che è quello della lupa che allatta i gemelli. Abbiamo anche una pianta, si tratta di una pianta di fico, dove furono accanto alla quale furono rinvenuti due gemelli, Romolo e Remo, dal pastore Faustolo, che li portò poi ad allattare alla moglie a Calarenzia. E dunque quei due gemelli che noi vediamo sono Romolo e Remo. Spesso a Siena si sbaglia, si dice sono Aschio e Senio, ma Aschio e Senio non sono stati allattati da una lupa, semplicemente portarono la lupa da Roma, ma la lupa che noi possiamo vedere, come dimostra anche la pianta di fico, è la lupa che allatta i gemelli Romolo e Remo. Al momento non è stato risolto questo enigma, perché proprio queste città si legano a qualche lega, avvenimento storico. Sono città, come dire, dell'antica Tuscia, cioè della Toscana, dell'Umbria, dell'Alto Lazio, appunto ci sono Perugia, Viterbo, Roma, con i loro simboli che sono degli animali, ma ancora non è stato sciolto. Allora, forse adesso possiamo proseguire e andare ad ammirare un'altra delle tarsie più antiche, la ruota della fortuna, anche se oggi la rivediamo, come nel caso della lupa, attraverso un rifacimento. Ecco, se qualcuno di voi volesse ammirare le parti originali di questo mosaico, lo può fare visitando la sala delle statue all'interno del Museo dell'Opera del Duomo. Qui è rappresentato uno dei temi, ecco, più noti a partire dal Medioevo, che è quello della ruota della fortuna, in cui anche i re, come possiamo vedere, che regnano, quando la ruota gira poi vanno in basso, e questo sta a significare che comunque la fortuna è qualcosa di instabile, che in un momento c'è ma poi subito finisce. Quindi in realtà è un monito a non affidarsi troppo alla fortuna, un tema che poi sarà enfatizzato nella tarsia che vedremo dopo, più tardi, del Pinturicchio. Questo tema medievale, che si trova ad esempio anche nel coro di Palazzo Pubblico qui a Siena, è però arricchito in questa tarsia, che nell'originale appartiene sempre al 1369, ma che in questo caso è stata ridisegnata dal pittore Mussini. Addirittura ha avuto molte vicende questo commesso marmoreo, perché già nei secoli precedenti i senesi avevano tentato di infiltrarsi, di poter giungere alla cripta, la cosiddetta cripta sotto il Duomo. Ecco, ma ritorniamo al nostro tema, cioè la ruota della fortuna si arricchisce di quattro filosofi, e difatti qui vedete negli angoli sono rappresentati dei filosofi con dei cartigli dove ci sono delle iscrizioni che derivano dal loro pensiero, e che tutti ci avvertono che la fortuna, che la ricchezza è qualcosa a cui non dobbiamo fare affidamento.
Alcune sono anche abbastanza divertenti, ad esempio qui avete Seneca che dice magna servitus est magna fortuna, cioè avere una grande fortuna, una grande ricchezza in realtà non è altro che una schiavitù, la schiavitù delle ricchezze. Oppure l'altra divertente di Aristotele che dice che la ricchezza rende gli uomini insolenti, arroganti. E qui ciò che ci colpisce innanzitutto è la sensibilità architettonica, questa grande prospettiva che è riuscito a dare Matteo Di Giovanni, artista che nasce a Borgo San Sepolcro ma che poi possiamo dire è naturalizzato a Siena e che dunque ha lavorato soprattutto in questa città. E non siamo gli unici ad ammirare questa tarsia, perché già i viaggiatori tra 700 e 800 preferivano questa proprio a tutte le altre. Rimangono moltissimi schizzi anche di artisti preraffaelliti che amavano questa scena così drammatica del massacro. E questo è l'unico soggetto che deriva dal Nuovo Testamento, perché tutti gli altri soggetti delle tarsie si ispirano al Vecchio Testamento, questo invece al Vangelo di Matteo e poi anche ad altre fonti apocrife e anche alla tradizione omiletica, che appunto ci fa scoprire alcuni dettagli particolari. A sinistra è rappresentato Erode che sta ordinando, vedete così minaccioso, anche indicando con la mano la strage. Siamo nel suo palazzo, come di solito vuole la rappresentazione di questa scena. Siamo nel suo palazzo, nel cortile del suo palazzo, sta ordinando la strage. E dall'altra parte madri che tentano di strappare ai soldati figli, li abbracciano, li tengono stretti al proprio seno, mentre i soldati trucidano, sgozzano questi poveri bambini. Il suolo è pieno di bambini ormai morti, è pieno di cadaverini. Vediamo bambini appunto anche in prospettiva, vedete, ha saputo realizzare anche i corpi dei bambini, dei lattanti in prospettiva, e l'abilità dell'artista che mi ha sempre sorpreso in questa tarsia è la sua tecnica del commesso marmoreo. Voi dovete capire, come è facile capire, che l'artista ha a disposizione pochi colori, perché quelli sono i colori del marmo, il rosso, il bianco, il grigio, il giallo, e lui nonostante i colori siano così pochi li ha sapientemente distribuiti. Ad esempio le colonne hanno queste venature di giallo, il famoso broccatello senese, verticale, che danno slancio alla prospettiva, e mentre il giallo dei bambini rappresenta il fatto che siano dei bambini ormai morti, dei cadaveri. Per far capire invece quando i bambini sono ancora in vita, che magari sono ancora in alto, lanciati, in vita, sono bianchi, quindi attraverso pochi colori, oppure il fantastico verde-grigio della loggia, in prospettiva. Cioè con questi pochi lavori, però messi assieme in maniera così sapiente, l'artista ha dato una prospettiva e una eccezionalità di dettagli che ancora oggi ci sorprendono e ci commuovono. Sotto semplicemente c'è il suolo della cattedrale, dove poi non so di preciso con quali materiali siano stati collocati questi marmi, che erano proprio in situ, adagiati nelle varie tarsie, tranne ad esempio ci sono dei documenti che ci parlano per
La Salone che abbiamo poco fa visto, che venivano disposti anche nella bottega, prima disposti e poi portati, qui sul luogo, altrimenti c'erano proprio coloro che spianavano la scena. Questo è il termine tecnico che viene utilizzato, cioè spianare la scena, perché da parte degli scalpellini. E il pavimento è molto documentato, ci sono addirittura i nomi dei cavatori dei marmi. Ricordo ad esempio un certo Meiotto da Gallena che aveva portato il marmo per la tarsia del Pinturicchio, quindi i cavatori di marmo, gli scalpellini, tutto questo perché ci sono i vari pagamenti effettuati. Come si diceva prima, invece, per la storia delle idee, ecco lì invece non ci sono documenti, perché probabilmente non venivano pagati coloro che suggerivano. Vogliamo chiudere questa nostra puntata dando spazio ancora alle parole. Ecco, un luogo come questo è un luogo di culto, un luogo che sta dentro il rapporto fra gli uomini e la fede, ma la musica può aiutare anche in questo senso. Assolutamente, la musica è uno dei veicoli principali dell'incontro tra l'uomo e Dio. Non è a caso che la preghiera in qualche modo si incontra con la musica da sempre, si incontra con la musica nei salmi che erano salmi biblici, i salmi della Bibbia cantati. Davide suonava la cetra e accompagnava con la cetra i poemi, queste poesie, i salmi che scriveva. E Agostino diceva che chi canta prega due volte, cioè la musica è un tutt'uno con l'esperienza della fede, perché tocca il profondo dell'animo umano e fa esprimere, cioè tocca i sentimenti, ma anche permette che il musicista, sia colui che esegue un brano, ma in particolare colui che lo compone, che in qualche modo può esprimere qualcosa di profondo che difficilmente un altro tipo di linguaggio potrebbe esprimere. Bene, è andato così il primo dialogo fra la musica e la bellezza dei nostri monumenti. Noi torneremo, se volete, la prossima settimana, ancora con parole, musica e la suggestione delle nostre meraviglie. Buona serata.